facciamo una carrellata di quello che è successo questa settimana sul gruppo, così abbiamo modo di parlare di alcuni argomenti che possono essere d'aiuto un po' a tutti. Partiamo col post di Simone Carovigna, che la settimana scorsa è stato il primo della settimana, ha fatto un bellissimo post mettendo un cartone pieno di immunopet e ha detto: qui ci vuole la cassaforte. Questo ci permette di parlare di quella che è l'importanza dell'immunoregolazione e di come dovremmo comportarci se vogliamo prevenire o addirittura aiutare il nostro cane se ha la leishmania. L'immunopet, e rispondo a chi ha scritto ma non converrebbe comprare i funghi essiccati a dargli al cane, l'immunopet non è costituito da funghi essiccati, ma è un estratto di glucani contenuti nei funghi. In alcuni funghi medicinali, tra cui per esempio lo shiitake, il reishi, il cordyceps, sono presenti degli zuccheri che hanno un'azione particolare sul sistema immunitario in grado di attivarla nei confronti di molte infezioni e anche nei confronti della leishmania. Ma non è il fungo essiccato in sé a fare questo, è lo zucchero contenuto nel fungo. Per questo motivo questi prodotti simili contengono l'estratto. L'imbromune, ad esempio, è un prodotto molto simile, contiene quantità molto più basse di estratto e contiene solo l'estratto del fungo shiitake. Invece nell'immunopet è contenuto l'estratto dello shiitake a base di NKHCC, che è in grado di riattivare i macrofagi contro le leishmanie, gli estratti dello shiitake e gli estratti del reishi e gli estratti del cordyceps, che sono in grado insieme di creare un effetto sinergico per aiutare il paziente contro la malattia. Quali sono gli utilizzi e come e quando dovrebbe essere utilizzato? Il primo utilizzo è preventivo. Essendo in grado di stimolare il sistema immunitario contro infezioni di tipo protozoario, come quello della leishmania, riesce, nel caso in cui l'animale lo prenda, a rendere l'organismo più forte e quindi impedire che la leishmania, quando il cane viene punto dai pappataci, possa svilupparsi. Il secondo utilizzo è in terapia. Durante la terapia della leishmania abbiamo dimostrato che l'utilizzo di estratti, fungini e di beta-glucani è in grado di regolare il sistema immunitario e il paziente migliora più rapidamente. Il terzo utilizzo può essere in monoterapia, cioè il cane ha una carica parassitaria molto bassa, il cane ha un sistema immunitario ancora in equilibrio, l'aiuto degli estratti fungini possono portare addirittura alla negativizzazione del midollo senza l'utilizzo di punture o farmaci molto tossici. Il secondo post interessante sul gruppo è quello che abbiamo fatto con lo staff scientifico del Centro Studi sulla Leishmaniosi e riguarda l'insufficienza renale. Abbiamo detto che i nostri dati ci fanno pensare che la leishmania non è in grado da sola di dare insufficienza renale. La leishmania fa sviluppare insufficienze renali solo quando il paziente ha come organo debole il rene. Ma là molto spesso succede che l'infiammazione prolungata della leishmania, della risposta immunitaria alla leishmaniosi in corso di malattia, alteri la permeabilità renale alle proteine. Cioè immaginate che il rene è una sorta di membrana che trattiene le proteine ed elimina l'acqua sporca, l'infiammazione altera questa permeabilità, le maglie renali si allargano e una parte delle proteine del sangue finisce nelle urine. Questo è valutabile attraverso un esame che si chiama PUCU. Quando il PUCU è fuori scala, vuol dire che il cane ha un'infiammazione tale che gli crea un allargamento di quelle maglie che trattengono le proteine. Ma questa non è una vera insufficienza renale, è un danno renale proteinurico. L'insufficienza renale invece è quella condizione in cui il rene non riesce a filtrare il sangue con regolarità, la quantità d'acqua o di sangue filtrata dal rene nell'unità di tempo si riduce e avremo noi un aumento di quella che è la creatinina. Abbiamo diviso nel post, vi consiglio di andarlo a leggere, gli stadi dell'insufficienza renale partendo dal primo stadio che è una creatinina compresa tra 1 e 1,5 e poi andare fino alle insufficienze renali più gravi. Il post vi aiuta un attimino a comprendere come comportarvi quando leggete determinate analisi. E sembra quasi fatto apposta, Angela Cuomo fa un post dove dice di avere un cane in grave insufficienza renale ma negativo alla leishmania e quindi ci chiede consiglio. Questo per dimostrare che non è che tutte le insufficienze renali come si crede siano dovute alla leishmania. Questo è un paziente con titolo negativo ma una situazione oltre il quarto stadio.
Quali sono gli approcci nei pazienti con insufficienza renale, leishmaniosi a parte? Vanno tutti trattati più o meno nello stesso modo. Gestione della pressione sistemica. I pazienti con insufficienza renale hanno sempre l'ipertensione. Questi pazienti come vengono trattati? Con farmaci che riducono la pressione e per una legge di fisica alla riduzione della pressione aumenta la velocità di filtrazione renale e quindi questi pazienti stanno meglio. Diete. Se il paziente non mangia, è inutile forzarlo a mangiare, va compensato attraverso ricoveri in terapia intensiva per ristabilire gli equilibri, preservare lo stomaco, poi una volta che l'animale ritorna ad avere appetito, bisogna creare delle diete dove la privazione proteica non ci deve essere, perché parliamo di carnivori, la privazione proteica è peggiore dell'addirittura introduzione delle proteine, va fatta una dieta calcolata di norma proteine, grassi e carboidrati. Quindi le diete aproteiche ne uccidono di più essendo carnivori dell'insufficienza renale vera. Protezione dello stomaco. Gli animali in insufficienza renale hanno spesso gastriti uremiche che poi è quella condizione che una volta che gli diamo la miltefosina crea tutta una cascata di eventi che poi porta il cane a degli epiloghi funesti. Poi segue il post di Serena Murella. Nel post di Serena Murella, ve la romanzo un po', c'è un animale che ha positività alla leishmania, gli esami buoni e viene prescritto l'allopurinolo fino alla negativizzazione. Occhio perché bisogna capire di che negativizzazione parliamo. Perché se ci aspettiamo che attraverso l'allopurinolo si ottenga la negativizzazione anticorpale, questa di norma non avviene neanche con farmaci molto più forti. Qual è l'altro lato della medaglia? Difficilmente l'allopurinolo è in grado di sistemare il paziente. Molto spesso il paziente può inizialmente trarre beneficio perché l'allopurinolo ha due effetti. Uno iniziale immunoregolatore, si è visto in molti studi che riequilibra il sistema immunitario per un periodo di tempo, poi perde questo effetto. E la seconda cosa che rallenta lo sviluppo delle leishmanie. Quindi in un paziente che ha ancora capacità di difendersi contro l'infezione, l'allopurinolo può dare beneficio. Ma qual è l'altro lato della medaglia? Che perde questi effetti rapidamente. E poi la cosa peggiore è che tende, sugli animali predisposti, prima su tutti nel tempo, a mineralizzare i reni. Dovreste vedere quanti pazienti noi vediamo al centro studi che hanno i reni mineralizzati dall'allopurinolo e spesso non hanno più neanche l'infezione. Segue l'interessantissima domanda di Gaia: quando fare il test ai cuccioli? Molti di noi, io per primo, ci occupiamo di randaggi, li recuperiamo per strada, molto spesso non conosciamo le mamme o addirittura recuperiamo cuccioli e mamme, le mamme sono positive o recuperiamo cuccioli senza la mamma ma che hanno vissuto in zona endemica e quando li mandiamo in adozione abbiamo paura che questi pazienti possano avere la leishmania. Logicamente molto spesso si dice ok, adotto il cucciolo a 3 mesi, gli faccio il test anticorpale, se è positivo dovrò trattarlo, se è negativo non dovrò fare niente. Occhio che c'è un problema. Il cucciolo fino ai 6 mesi, se ha un test anticorpale positivo, potremmo non vedere il sangue del cucciolo, ma il sangue della madre, perché gli anticorpi materni attraversano sia la placenta, sia vengono assorbiti dal cucciolo con l'inlatte, e quindi i test anticorpali controllano la quantità di anticorpi, potremmo rilevare non gli anticorpi del cucciolo, ma gli anticorpi della madre. Quindi il cucciolo potrebbe essere non malato, addirittura non infetto, ma avere un test positivo. All'inverso, potremmo avere una situazione in cui il cucciolo è infetto, addirittura ha inizi di malattia, ma il test viene negativo, perché quando il cucciolo ancora è agli inizi, potrebbe non produrre la giusta, la corretta quantità di anticorpi per essere rilevati dai test. Quindi cosa fare? Io parlo anche da aiuto e volontario di associazione. Il cucciolo, se è in buona salute, viene dato alla famiglia e gli si dice di controllarlo prima a 6 mesi e poi a 1 anno per l'eventuale sviluppo di una forma di leishmania se proviene da una zona endemica. Non succede nulla, si curerà. Cosa importante è non decretare la non positività di un cucciolo perché a 3 mesi gli viene fuori un test negativo. Andrà controllato nel tempo. La prevenzione, andatevi a cercare i post, ne parliamo molto spesso di questa cosa e da lì poi io ho fatto proprio un post relativo. Post di Simone sugli integratori, come usarli e che tipo di integratori usare. Ultimamente stiamo prescrivendo un integratore di amminoacidi e cofattori e minerali, si chiama Amminodog, che è nato per 3 motivi fondamentali. Il primo, per equilibrare la dieta. Nelle diete
Molto spesso c'è una carenza di amminoacidi essenziali che in un organismo che deve difendersi da una malattia, si deve riprendere da una situazione di stress, sta facendo terapia, possono essere carenti perché gli amminoacidi essenziali o semiessenziali sono un limite nella guarigione e abbiamo introdotto all'interno di questo integratore questi amminoacidi. Oltre a questo abbiamo introdotto quei sali che sono normalmente carenti nelle diete ma che hanno una fortissima azione sul sistema immunitario. Per esempio lo zinco, abbiamo introdotto in questo integratore la vitamina B12, abbiamo introdotto il ferro ma in quantità tali da non portare a un accrescimento pazzesco della ferritina e quindi a un peggioramento dei segni clinici. Simone chiede come usarlo e se può usarlo nei cani anziani. Sì, addirittura esistono due formulazioni, uno per cuccioli e uno per adulti, e può essere utilizzato nei cani anziani, e la maggior parte delle persone che lo usano testimoniano che hanno un equilibrio intestinale e un miglioramento dello stato di salute. Quello che abbiamo visto noi è che le carenze proteiche, specialmente nei pazienti proteinurici, tendono a essere compensati molto più rapidamente. Successivamente sono volati i post relativi al fatto che il glucantime non si trova più e cosa fare per sostituirlo. Allora, comunicazione, abbiamo ricevuto comunicazione dalla Beringer, una comunicazione ufficiale, che per questo periodo, e non si sa fino a quando, il glucantime non verrà commercializzato in Italia e quindi bisognerà fare affidamento sulle scorte, ma considerando il numero di animali malati di Leishmania sul territorio, il glucantime è risultato introvabile. Come bisogna fare? Esiste un'alternativa, sarebbe l'antimania. Noi l'avevamo provato negli anni precedenti, ma l'avevamo abbandonato, specialmente la prima fornitura che ci avevano mandato, che era giallo-ocra. Non abbiamo capito se fosse collegato al giallo-ocra o a qualcosa interno diverso al glucantime, e ci dava problemi quando cercavamo di superare quelli che sono i tempi classici della terapia convenzionale. Voi sapete che i nostri pazienti tendono a raggiungere, cerchiamo di fargli raggiungere la negatività midollare, ma è difficilissimo raggiungerli con i 28 giorni. Ci sono pazienti che devono farla 5, 6, 8 mesi. Ci eravamo accorti che superati i 60 giorni di terapia si innescava tossicità in una determinata classe di pazienti a determinati dosaggi. Ora il centro studi ha rivisto quelli che sono i dosaggi in relazione all'antimania e abbiamo pazienti in terapia con l'antimania. Quello che vi dico è di stare attenti e valutare possibili effetti collaterali dell'antimania e parlarne con il proprio veterinario. Un'attenzione particolare la dobbiamo dare al post di Monica Argiolas, un utente del gruppo a cui ho telefonato personalmente perché mi aveva scritto la sua storia e ero rimasto colpito, in parte un po' commosso, e quindi l'ho chiamata per chiedere un pochettino cosa era successo e ha fatto il post, vi consiglio di andarlo a vedere. Vi racconto rapidamente la storia: un Labrador di Caramella di 12 anni che probabilmente ha la leishmaniosi, ma viene portato a visita per zoppia. È un sintomo comune, lo sapete, chi segue il gruppo Dompo ne abbiamo sempre parlato. In attesa delle analisi gli viene prescritto un antinfiammatorio. Sfortuna vuole però che il paziente fosse in insufficienza renale cronica. Il tempo di arrivare le analisi ancora non erano arrivati, il primo antinfiammatorio non ha fatto effetto, è stato prescritto un secondo antinfiammatorio. Quindi la situazione renale ha avuto un tracollo, perché sapete benissimo che, ve l'ho ripetuto tantissime volte, nei soggetti anziani bisogna stare attentissimi agli antinfiammatori perché spesso hanno situazioni pregresse, tra i quali l'insufficienza renale che può peggiorare. È arrivata la diagnosi, si è cercato di recuperare attraverso l'utilizzo del cortisone, si è passato al trattamento con la miltefosina, ma l'antinfiammatorio aveva già esacerbato l'insufficienza renale, probabilmente, io non ho seguito il caso, ma nei cani anziani c'è già una gastrite sottostante, l'antinfiammatorio e il cortisone, il paziente ha smesso di alimentarsi e poi, a quanto ho capito, è deceduto. Cosa dobbiamo imparare dal post di Monica Argiolas? Stiamo attenti. Mi ha anche colpito il modo con cui lei l'ha descritto, a utilizzare le terapie a mo' di francobollo, cioè una terapia valida per tutti, perché si rischia di non guardare il paziente nella sua totalità. L'esempio più banale è paziente anziano, prima di somministrare farmaci o che fare un controllo, specialmente farmaci potenzialmente controindicati in situazioni come l'insufficienza renale. Ora il Labrador a 12 anni è molto anziano, quindi è probabile che ci possa essere un problema renale che si è mascherato nel tempo. Seconda situazione, paziente di 12 anni, Labrador, per la nostra esperienza non riesce a tollerare un trattamento con la miltefosina perché è un farmaco a forte impatto.
Sì, negli animali giovani può anche riuscire a negativizzarli e la leishmania non si presenta più, ma di norma ci siamo accorti che dopo 7-8 anni l'impatto che ha sull'organismo è troppo forte e spesso sono più i problemi, gli effetti collaterali a cui dobbiamo correre dietro. Post di laurea che posta un'elettroforesi, come il post di laurea ce ne sono due ma sono uguali, quello di laurea ci soffermiamo un attimo perché la strumentazione utilizzata per fare questa elettroforesi è una strumentazione datata e probabilmente una strumentazione che utilizza dei substrati non nati per la medicina veterinaria ma per l'umana. Questo crea la forma di un'elettroforesi particolare che non è quella reale. Infatti a Laura abbiamo consigliato di rifare questo esame con una strumentazione, di chiedere al veterinario di farla fare con una strumentazione nata per la veterinaria e si accorgerà ad esempio come il picco in alfa scomparirà, perché se io dovessi prendere per vero questo picco dovrei andare a fare tutta una serie di esami epatici perché sarebbe più possibile che il cane abbia problemi al fegato che non la leishmaniosi. Poi segue un post interessante di Manuela Foracappa che posta la foto di una lesione oculare, precisamente una lesione delle palpebre, si chiama blefarite, ed è impaurita che possa essere leishmania. Allora, potrebbe esserlo, come no, perché le lesioni palpebrali hanno diverse cause, quindi lì l'oculista o il veterinario la può capire. Leggendo le varie risposte non ho ben capito se abbia fatto un test rapido. Ricordatevi che i test rapidi sono sensibili solo se il paziente ha una quantità di anticorpi per la leishmania altissima. Per positività molto basse il test rapido vi risulta negativo anche se il paziente presenta gli anticorpi. Quindi Monica, Manuela, io non so dove sei arrivata, nel caso il mio consiglio è parla con un oculista, fai i test corretti per capire se il paziente o meno ha un problema di leishmania. Poi l'ultimo post a cui ho risposto ieri è il post di Simone De Giorgi, che saluto, che dice, Simone ci dice, ho fatto il test per la leishmania, in questo caso un ELISA quantitativo, cioè un esame che ti dà dei numeri, sotto 9 il paziente viene considerato negativo, sopra 9 viene considerato positivo, e il suo dubbio è, il test è venuto 3, quindi non 0, il limite di positività è 9, cosa vuol dire? Il paziente ha gli anticorpi o non ha gli anticorpi? Ho fatto un post a tema sull'accuratezza dei sistemi e ho risposto a Simone, e cerco di farvela facilissima. Quando il test anticorpale, in questo caso l'ELISA, è compreso tra 0 e 9, il paziente non ha anticorpi per la leishmania rilevabili. Ma perché non viene 0 allora? Perché la metodica rileva delle variazioni, delle perturbazioni all'interno del range, ma non è detto che siano anticorpi per la leishmania. Possono essere anticorpi in generale, possono essere cross reazioni da anticorpi, per esempio, da ricchezza, può essere soltanto la sporcizia presente perché ci sono le proteine all'interno del sangue. Per farvi capire è come se io con una macchina fotografica, una macchina da presa, cominci a fare delle riprese in un ambiente sempre più buio possibile. La macchina sarà tarata per riuscire a darci delle immagini fino a un certo grado di luminosità, ma se scende troppo vedremo dei piccoli bagliori, dei piccoli lampi, ma non è che quei bagliori o quei lampi sono presenti nell'immagine o nell'ambiente. È che la macchina non riesce più a rilevare sotto una determinata scala di, chiamiamolo, di contrasti, di luminosità. La stessa cosa è per l'esame. L'esame da 0 a 9 da considerarsi negativo, da 9 in su il paziente ha gli anticorpi. Come vi ho detto sempre, anticorpi non vuol dire malattia, quindi anche una positività va poi indagata per capire se veramente il cane è malato. Allo stesso modo ci sono casi in cui il cane non ha gli anticorpi ma ha la malattia, ma avrà i sintomi. Quindi di norma, Simone e tutti gli altri, tenete a mente questa cosa. Se l'esame è negativo e il cane non ha sintomi, consideratelo non malato. Se il cane però ha i sintomi relativi alla leishmania e non ha gli anticorpi, fate gli approfondimenti perché alcune forme di leishmania risultano negative, rarissime fortunatamente. Se il cane ha gli anticorpi e non ha i sintomi, occhio perché potrebbe non avere l'infezione e avere solo gli anticorpi. Ora, il mio consiglio è, se non siete iscritti al gruppo, iscrivetevi. Ci sono tantissimi altri post a cui ho risposto. Settimanalmente siamo sui 100 post a settimana, a cui io tendo di rispondere a tutti. Fate tesoro anche delle risposte che ho dato alle altre persone perché potreste trovare la risposta per voi. Se avete bisogno, contattate il centro di telemedicina o il centro studio per la leishmaniosi e cercheremo di aiutarvi.